Raga, oggi giochiamo contro la prima in classifica. Non so se in realtà è prima o seconda, ma una delle squadre sicuramente più forti del campionato. E noi diciamo che siamo in un momento così e così. Non buono. Vado al campo con la maglietta di fratello Mocio. Let's go! Perché ieri sono entrati in negozio e hanno spaccato le vetrine. Fratello, sostegno il fratello Mocio. Direi che sono le 6 e mezzo, partita 20 e 30, è il momento di andare al campo. Sto versando Syrup nella cappa. No, diseducativo. Non voglio dire che c'è tensione, ma diciamo che non è un momento del tutto positivo. Quindi un po' di tensione prima di queste partite c'è, perché comunque perdere oggi sarebbe un problema. Vincere ci darebbe un bel boost, perché batteremo una squadra forte, ma insomma diciamo che non sarà una serata semplice, ecco. Nello sport, quando c'è una partita più delicata di un'altra, si sente nell'aria, no? Quando c'è quel mood dove non bisogna sbagliare, si percepisce. E quello che bisogna essere capaci di fare è riuscire a rimanere sereni, concentrati nell'impegno, nonostante questa tensione, questa piccola ansietta che c'è nell'ambiente, no? Questo è quello che soprattutto i giocatori più esperti come me devono fare per forza, ma non sempre è semplice, bisogna affrontare con serenità, ma insomma, avete capito, andiamo. Let's go. Come sempre vado in campo circa 70 minuti prima della palla a 2 e faccio la mia solita routine di attivazione alla schiena, necessaria per poter stare in piedi, neanche giocare ma stare in piedi. I soliti tiri da 2, i tiri da 3 e poi l'up and down in palleggio, perché non si sa mai che mi sono dimenticato come si palleggia, allora faccio un breve ripasso. Poi parte la musica e si entra in campo e forza ragazzi! E forza Tommino. Ovviamente in tribuna la gang sempre a supporto, Massi Fella e Beppe Gallo presenti dietro la panchina con fare minaccioso. Nonostante fosse lunedì sera, il palazzetto era bello pieno, d'altronde la partita richiamava parecchie persone, l'avversario è forte. Le ultime parole dell'allenatore prima della palla 2 e si comincia. Abbiamo iniziato la partita abbastanza bene, io ho sbagliato subito un paio di tiri da 3 punti, di cui uno allo scadere dei 24, tiri che tutto sommato potevo segnare, ma ho sbagliato. Però nel complesso la squadra è entrata in partita e abbiamo cominciato abbastanza bene. Il primo quarto però è finito 18-21 per loro, noi eravamo in partita, ovviamente la partita era tosta, non che ci siano partite facili, ma si sapeva che affrontavamo una squadra dura, fisica e quindi una partita che nel 99% dei casi si decide nel quarto periodo. Loro in attacco giocano tanti pick and roll, con lunghi molto dinamici e veloci che tagliano forte a canestro dopo il blocco, quindi dovevamo essere super concentrati dal punto di vista difensivo proprio sul pick and roll per non subire mille schiacciate. È chiaro che l'attacco, se è perfetto, vince sempre contro la difesa. Tu non puoi togliere tutto e devi per forza fare delle scelte. Noi forse abbiamo concesso qualche tiro da 3 punti di troppo nel primo tempo, loro sono stati bravi perché hanno tirato con alte percentuali e alla fine siamo andati all'intervallo sotto di 8, 38 a 46 per loro. Thank you.
Dopo l'intervallo siamo rientrati belli concentrati, soprattutto dal punto di vista difensivo. In attacco abbiamo iniziato a muovere meglio la palla, come sempre Nick Raivio ha tirato bene e ci ha trascinato in attacco e siamo riusciti a rosicchiare qualche punto, stando molto più attenti anche nella difesa sul pick and roll. Infatti il terzo periodo è finito 61-65 per loro, abbiamo recuperato 4 punti ed era tutto apparecchiato per un quarto periodo che sarebbe stato sicuramente punto a punto. Nel complesso nel secondo tempo abbiamo concesso a loro 29 punti e questa è una squadra che in attacco è forte, quindi è stato un bel risultato dal punto di vista difensivo. Anche loro però, essendo una squadra così fisica in difesa, ci ha messo in difficoltà. Non era facile per me e per noi trovare spazi dentro la difesa, ma comunque siamo riusciti ad avere un attacco abbastanza fluido fino all'inizio del quarto periodo, purtroppo. Nel quarto periodo abbiamo controllato i rimbalzi, abbiamo giocato in transizione e l'abbiamo ripresa. Li abbiamo prima raggiunti, poi con un canestro di Nick siamo andati sopra di 2 e con 2 tiri liberi miei siamo andati addirittura avanti di 4 a 4 minuti dalla fine, 74-70. Classico momento della partita in cui sei sotto per tutto il tempo, li riprendi, vai avanti, il palazzetto salta, è tutto in piedi, c'è casino, sono tutti carichi, time out per loro, più 4, e lì è il momento di andare in gas, è il momento di vincere. Tra l'altro a un certo punto sul più 4, per fermare la loro transizione, il loro contropiede in attacco, per intercettare io un passaggio che avrebbe portato a un canestro, mi sono tuffato in tackle scivolata, sembravo un difensore del calcio, non so neanche come mi sia venuto in mente, ma con le mani non ci arrivavo perché non ho la schiena, e quindi ci ho provato in scivolata, e è andata bene. Giustamente Massi e Beppe in tribuna si sono messi a ridere, perché penso non solo loro, perché ha fatto abbastanza ridere. Purtroppo da lì, ragazzi, è successo per l'ennesima volta tutto quello che non sarebbe dovuto succedere. Abbiamo segnato 0 punti da lì fino alla fine della partita. In difesa ci abbiamo provato, forse qualche fischio poteva andare in una direzione piuttosto che in un'altra, ma sappiamo che purtroppo sono cose che succedono e soprattutto che non possiamo controllare, e alla fine l'abbiamo persa 77-79, chiudendo alla fine l'ultimo quarto super equilibrato e super tosto sul 12 pari. Un uomo in alto i cuori, grande come sempre. Un stufo, cazzo. Tutte le partite punto a punto le perdiamo. Che palle, che poi l'aria diventa pesante quando perdi. Che palle, mica abbiamo preso 29 punti in secondo tempo e lo stesso abbiamo perso. Sono scoglionato perché poi un'altra settimana e poi ne giochi un'altra in trasferta che non è facile, cioè. Non è che ne esci automaticamente da momenti difficili, ci vuole grande forza. Tra l'altro ho il DM pieno di messaggi dei tifosi dell'altra squadra che mi prendono per il culo, però ci sta, quando perdi devi star zitto, non puoi fare un cazzo, e anche quando vinci devi star zitto, però insomma, quando perdi salta con noi Tommy Marino, e ci sta, non fa parte del gioco, mi sento sempre importante quando me ne dicono un po', mi fa sentire ancora rilevante quando mi chiamano dalla tribuna. Te lo devi prendere, e noi direi che ci vediamo nel prossimo video, e dai, cerchiamo di essere sempre positivi, perché comunque giochiamo a basket, non salviamo le vite, non siamo medici, non abbiamo nessuna vita sul groppone, quindi cerchiamo di fare meglio che possiamo per vincere e divertirsi, far divertire le persone che ci vengono a vedere e pagano per vederci. Cerchiamo di fare il meglio possibile, perché comunque oggi era un bel palazzetto, per essere lunedì alle 9:30 c'era tanta gente e dispiace perdere davanti a tanta gente. E Dani, che devo fare? Iscrivetevi al canale, anche per pena, lasciate un mi piace per pietà. E ricordatevi di iscrivervi al canale. Puoi anche dire tipo forzato Mino. Non direi le classiche cose, perché in questo caso le dico col cuore, quindi ricordatevi di cliccare sulla campanella.
col cuore. Sempre col cuore. Ciao raga. Peace. Oh cazzo. Che la macchina si ribella a noi.